il mio carnevale da bambina. Ciao a tutti e ben trovati sul canale. Oggi sono qui per fare un tag divertentissimo che parla di carnevale, estrapolato dal canale di Sontina F, che saluto e che ringrazio, il cui link vi metto qua sotto nell'info box. È un video appunto che parla del mio carnevale andato. Comincio subito perché sono 14 domande e non voglio perdermi in chiacchiere, ma in coriandoli. Allora, come ti mascherava tua mamma? Allora, devo dire che mia mamma è sempre stata prodiga di mascheramenti. Alcuni li faceva lei, proprio li cuciva, altri invece erano costumi. Io non ho mai avuto un costume mio in assoluto, erano sempre costumi o dei cugini o di mia sorella, che era più grande di me. Il mio primo costume, contenta di averlo indossato, fu quello da Consuelo spagnola, e vi metto qui le foto mano a mano. E devo dire che ero molto orgogliosa della mia postura da spagnola. Un altro costume che ricordo era da olandesina, molto bello, e un altro che ricordo, allucinante perché era una pagnotta, ero enorme, era quello da brasiliana, e quello me lo fece mia madre. Tra l'altro mia madre me lo cucì col braccio ustionato, perché le era esploso il forno a gas in faccia, lei non si bruciò la faccia ma si bruciò tutto il braccio, e con tutto ciò lei mi cucì questo vestito di cui andavo molto orgogliosa e che feci sfigurare alla grande, vista la mia immensità. Allora, mostra una tua foto da bambina in maschera. Ne avete viste tante, adesso vi faccio vedere quella che preferisco. Ta-da! Insomma, il mio costume preferito fu quello da olandesina, perché andavo molto fiera delle mie lunghe trecce. Erano le mie quelle trecce, e tutti, pensando che fossero parrucca, me le tiravano. Era un vestito in panno lenci stupendo, che era stato di mia cugina Anna Maria, anche lei 10 anni più grande di me, ma vi dico la verità, lei era più bellina, più bambina perfettina, ma io con la mia facciotta grossa e con le mie gambotte ero molto molto più olandesina di lei, molto molto bello. Cosa odiavi del carnevale? Ah, solo una cosa: arrivare in ritardo alle feste per colpa di mia cugina Lina. Ciao, ti ricordi? Anzi no, era per colpa di mia zia, mia cugina non c'entrava niente. Io, mia mamma faceva parte di tanti comitati, tante cose, tanti club, e quindi ogni club, ogni comitato organizzava una festicciola in maschera per i figli, no? E io invitavo la mia cuginetta, perché mamma portava con sé sua sorella, ed ero felicissima che ci fosse. Mia cugina Lina è stata una mia compagna di giochi e anche oltre, per tutta, siamo state sempre abbastanza vicine, sia per età, ci scambiamo di un anno, che anche per vicinanza caratteriale. Mia zia arrivava sempre sempre in ritardo. Non posso dimenticare una festa stupenda a Catania, c'è un palazzo antico, si chiama Palazzo del Toscano, dove ogni anno sì, appunto, alcuni comitati organizzavano delle feste in maschera enormi. Io vi parlo di feste in maschera con 2000-3000 bambini, delle cose, non pensiate che erano le festicciole, erano delle cose con la sfilata, le mascherine che vincevano. E io quella volta, vi faccio vedere anche la foto, questa, mentre la gente scendeva le scale per andare a casa, noi salivamo le scale perché arrivavamo. Mia zia arrivò con 3 ore di ritardo all'appuntamento. L'avrei uccisa. Odiavo arrivare in ritardo per colpa degli altri. Me lo odio tuttora, eh? È una cosa che non è cambiata. Cosa mi piaceva? Mi piaceva vincere ai sorteggi, perché per carnevale c'era sempre il sorteggio, c'era la pesca di beneficenza, quindi c'era il sorteggio tra i bambini, e vincevo sempre. Tornavo a casa con una valanga di peluche, mia cugina poverina non vinceva mai, io le largivo poi alla fine della serata, così, il peluche più brutto che avevo vinto, tieni, va, portatela a casa, ma lei era ricoperta di giocattoli, non aveva bisogno dei miei, quindi era una rivalsa. No, comunque avevo un gran culotto, vincevo in ogni sorteggio. Mi piaceva proprio sentirmi, calarmi nel ruolo della mascherina. Io mi sentivo la brasiliana, mi sentivo l'olandesina, mi sentivo la spagnola. Insomma, ho sempre avuto modo di divertirmi a carnevale, di sentirmi parte del personaggio, e mi piaceva un sacco. Il dolce di carnevale che ti faceva impazzire? Ma sicuramente le chiacchiere, a me piacciono molto. Piacciono un po' meno le mascherine di cioccolata, qua si usano degli impasti di cacao, tipo i ricci al cacao, però con le facce
faccette, non mi piacciono, sono troppo blablabla, mentre mi piacevano molto le chiacchiere e poi soprattutto le frittelle, quelle tonde passate nello zucchero, quelle sono molto buone, ma non ne mangiavo spesso. Non c'è il carnevale, non lo caratterizzo molto col dolce quanto con la maschera. Ti piacevano le feste in maschera? Penso di avervi risposto. Le amavo, le adoravo, mi piaceva inseguire i bambini e coprirli con una valanga di coriandoli, mi piaceva sparare le stelle filanti, ai miei tempi c'erano quelle fionde, le cerbottane, no? Pericolosissime, erano proprio delle cannule con le palline di cartapesta. Ora ho visto che hanno il beccuccio e il riduttore, prima invece le ingoiavi, potevi ingoiarle che era un piacere, per fortuna non c'è successo mai niente, mi divertivo da morire, il carnevale era una bella festa. Hai mai sfilato in maschera tra i carri allegorici? No, non mi piace il carnevale per strada, come è stato qui fino a molto tempo fa. Ad Acireale c'è un bellissimo carnevale, però era odioso andare per strada perché ti pigliavano a colpi di martelletto, sì di gomma, ma 200 martelletti poi sono stati vietati, era tanto fastidioso che sono stati vietati. Ma ho fatto una cosa più bella, sono stata presidente di giuria dei carri di carnevale per 3 anni o 2, non mi ricordo, a Mister Bianco, dove c'è carnevale strepitoso, c'era, ora non lo so se lo fanno più, era strepitoso, era un carnevale non tanto fatto di carri quanto un carnevale del costume, dove tutta la gente di Mister Bianco si metteva a cucire i propri costumi. Se trovo qualche foto ve la metto. E per 3 anni, siccome ero direttore dell'Accademia di Belle Arti, mi chiamarono un po', prima ero docente, poi prima da direttore, poi anche da semplice docente quando mi dimisi da direttore, mi chiamarono a presiedere la giuria del carnevale di Mister Bianco e mi sono divertito, ho visto quanto amore quella gente ci mettesse nel creare dei costumi che erano delle opere d'arte, delle bellissime opere d'arte. Saluto tutti gli abitanti di Mister Bianco, mi complimento ancora con loro per il carnevale stupendo che mi hanno fatto scoprire. Bellissimo, se passate dalla Sicilia andate a vedere il carnevale di Mister Bianco per i costumi e il carnevale di Acireale per i carri allegorici, due bellissimi carnevali. Lo scherzo di carnevale più divertente che hai fatto? No, non ho fatto, sì, vabbè, lo scherzo di carnevale, ero più grandicella, non ero più bambina, battaglia delle uova fuori da scuola, doveva cominciare come una battaglia. Io ho portato un uovo marcio a scuola perché a Catania c'era l'usanza di andare davanti a un determinato liceo, il convitto Cutelli, a partecipare alla battaglia delle uova dei teenager catanesi. È una cosa incivile, lo so, ma l'abbiamo fatto penso quasi tutti a Catania negli anni 90, tutti i ragazzi. Avevo portato quest'uovo a scuola, io andavo in collegio dalle suore al Sacro Cuore e qualche furbetta, sapete quando le vostre amiche non sono in grado di fare gli scherzi ma si vogliono cimentare? Ecco, è quello il caso. Mi hanno rubato l'uovo e io ho detto, ragazze, tirate fuori l'uovo. Ragazze, l'uovo io non dovevo spenderlo qui fuori, poi mi sarei dovuta spostare altrove col mio ragazzino di allora e le altre compagnie. Tiratelo fuori, no, tiratelo fuori, no, no, ah, quell'uovo sarà su di te oggi, ah, le furbette. Ombretta esce da scuola velocemente, si reca al panificio, compra cartata di 40 uova, distribuisce alle sue amiche scagnozze 4, 10 uova per testa, al grido di massacratele. E allora fuori dal Sacro Cuore si spostò la battaglia delle uova. Un uovo rubato costò veramente, successe l'inferno, ragazzi, l'inferno, perché non c'è niente di peggio di armare persone che non sono abituate a gestire gli scherzi. Vetrine imbrattate, gente che tornava a casa tutta scolata di uova, lo schifo disumano. Io figuratevi che non ne ho tirata neanche una, le ho date a loro e me ne sono andata a casa, cioè era per non farmi beccare io, ho armato le altre e me ne sono andata. Il caso volle che da quella strada passasse mia madre per quel giorno e che la preside della scuola, Madre Concezione, detta Hitler per i parenti e gli amici, naturalmente se avesse avuto amici,
buon'anima è morta, però era troppo severa. Scese per strada, incontrò mia mamma. Signora, sua figlia, una delinquente, una teppista, guardi, guardi che ha fatto, ci vogliono denunciare, tutti i negozianti qua, ci vogliono denunciare. E mia madre, terrorizzata, tornò a casa. Che hai fatto, disgraziata, sei la vergogna della famiglia. Sempre io, sì. E allora lo disse a mio padre, che mi convocò nello studio, e mi ricordo mio padre seduto, fa: ombre, che combinasti? Cioè, guarda papà, gli ho raccontato l'andamento che mi avevo portato quell'uovo. Già lui lì stava mussiando, come si dice da noi, però a un certo punto capì. Oh, avevo 16 anni, ragazzi, ma fatemi vivere. E allora poi quando io ho detto che per non volerlo prendere io avevo architettato tutta questa cosa di comprare il panificio, guardate, si è messo a ridere, no? Io lo vedevo quando mio padre si faceva finta di seccarsi, ma alzava tipo: va, brava figlia, hai fatto come avrei fatto io, perché lo so che lui avrebbe fatto così. E niente, e mi disse: va bene, domani chiedi scusa alla preside, dille che se ci sono danni provvederemo. Ma non è vero, non c'era nessun danno, si era spatasciato un uovo contro una vetrina, ahimè, che cosa poteva succedere? I negozianti esagerati. E allora, detto ciò, tornai a scuola, ed era il primo venerdì del mese quando tornai a scuola, e c'era la messa da noi il primo venerdì del mese a prima ora. Io mi sentii sollevare dall'orecchio, non ebbi quindi modo di vedere la preside, però lei ebbe modo di vedere me. Mi sentii sollevare dall'orecchio e prese una a una me e le mie tre amiche, le scagnozze, no? E ci mise ai lati del salone, proprio intanto ci divise. Dopodiché ad una ci fece il cazziatone. Allora, le tre mie amiche di allora, che non sono più mie amiche, si misero a piangere. Ah! Io, che ero consapevole del fatto di non aver fatto nulla di grave, se non più che una ragazzata, che comunque era una ragazzata innocua, non avevamo fatto niente di triste, non era una cosa, era carnevale, va bene, dai, rilassati. E allora le risposi, le dissi: senta madre, lei vabbè, sta facendo quello che sta facendo, detto, ma si sta impicciando di una cosa che non le riguarda. L'orario scolastico era finito, eravamo fuori dalla scuola e non all'interno delle mura della scuola, quindi perché tutta sta pantomima? Non è stato in orario scolastico, la scuola non è stata coinvolta, solamente perché avevamo la divisa ed eravamo riconoscibili che eravamo allieve. Ma io ho la mia vita al di fuori di qui, in cui lei non si deve intromettere. Ah, ma ci vogliono denunciare? Non si preoccupi, le ho detto, se ci denunceranno, mio padre, essendo io minore, provvederà per me, punto. Le lasci stare, io che difendevo anche quelle, no? Perché una l'aveva insultata perché si truccava, una l'aveva insultata perché era amica mia, a una perché questa non mi poteva vedere, perché c'era stata in questa scuola prima di me mia sorella, che andava tutta compita prima della classe. Io invece ero più normale, nel senso che non ambivo alla santità e quindi vivevo la mia vita scapestrata, e quindi il paragone era sempre presente, mia sorella in un modo, io tutt'altra specie. E quindi niente, questo fu lo scherzo più eclatante, che comunque per me si è risolto subito, anche perché l'anno dopo hanno trasferito la madre superiore. Evviva! E allora, se no avrei avuto momenti difficili veramente. Allora, poi lo scherzo che ti hanno fatto, beh, questo è sempre lo stesso, è lo scherzo che ho fatto e lo scherzo che mi hanno fatto, e si è trasformato in una mezza tragedia di carnevale. Di cosa ti piacerebbe vestirti se tornassi indietro? Ah, perché se tornassi indietro? Io mi vesto abitualmente per Arte per te, l'ultima volta mi sono vestita da Dalì. Non so se avete mai visto i video di carnevale di Arte per te, in cui racconto la storia dell'arte attraverso i personaggi che prendono vita. Quindi ho fatto Frida Kahlo, ho fatto Dalì, ho fatto la Gioconda, che ho fatto poi? Ah, Mercoledì Adams, per parlarvi di un pittore di Böcklin, un pittore molto oscuro, insomma, mi sono molto travestita. L'ultima volta è stato da Mercoledì, no, da Dalì. E prossimamente, chissà, vedremo. Quest'anno avevo voglia di fare un video in costume, quindi forse da Van Gogh, non lo so. Poi, ti piacciono le maschere tradizionali o quelle moderne?
Mi piacciono le maschere moderne, io trovo molto davvero geniali certe volte le maschere che hanno attinenza con la cronaca, con l'attualità, ma mi piacciono anche le maschere antiche rivisitate. Ricordo a Venezia in un carnevale stupendo, tutto di maschere proprio fatte ad hoc, io mi innamorai di un bacco che era talmente scanzonato, tipo con l'uva di plastica tutta in testa, proprio mi piacciono i vestiti approntati, fatti da noi, non quelli presi e comprati. Le maschere tradizionali sono diverse, cita quella di appartenenza della tua regione o città. Oddio, se non vado errato, la maschera siciliana si chiama Beppe Nappa o Peppe Nappa. No, si chiama in tutti e due modi, o Peppe Nappa o Beppe Nappa, va bene, chiamiamolo Peppe Nappa, ed è un indolente, pigrone, golosone, scasatone, uno, oggi lo chiameremo uno molto scasato. La maschera che più ti piace tra quelle tradizionali, o secondo me la più bella in assoluto sono due, e sono Arlecchino e Pulcinella. Le maschere, Arlecchino per i suoi mille colori, per la storia di Arlecchino, e il Pulcinella, no? Il Pulcinella barra Pierrot. Infatti uno dei costumi che da piccola mi piaceva moltissimo era proprio il Pierrot, quello con la goccia, che è francese, lo so, Pulcinella è napoletano, lo so, però come colori sono simili. Questi due le mie maschere italiane preferite, e naturalmente tra queste un Beppe Nappa ci sta alla grande. Bene, questo è il mio carnevale, voi parlatemi del vostro, taggo chiunque viva lo spirito del carnevale e chiunque piace il carnevale o ricordare i propri carnevali da bambina, questo è il momento per farlo, taggo tutti voi. Io vi mando un grande bacio, grazie per avermi accompagnato in questo viaggio a ritroso nei miei carnevali, e noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Un grande bacio a tutti, ciao.